E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porterò sull'isola di Brac, isola che si trova proprio di fronte Spalato e che ospita una delle spiagge più belle della Croazia intera, che è Bol Beach, detta anche Zlatnirat o Golden Horn, e sicuramente la punta di diamante di tutta la Croazia. Se avete qualsiasi dubbio o se siete interessati ad avere qualche informazione in più, non esitate a contattarmi su Instagram o semplicemente con un commento sotto il video. This morning we have both 3 krafna with marmello and 3 krafna with cocoladna. E niente, fosse bombe alla marmellata e bombe al cioccolato, la bomba crema non la fanno ed è una mancanza abbastanza importante. Sarà, mi ha fatto il lattuccio. Va bene. And this is the vista in the 4th giorno in Split. And today we'll go to Brac Island. We visit one of the most important beach, the Bol Beach. It's a long tongue of beach. Sante sit. Mo mangiamo un po'. It's Saturday. Siamo scesi a volo dal nostro van per andare a cercare un posto dove facciano i biglietti per andare sull'isola di Brac. Ora siamo nel casino perché oggi è sabato. Per il biglietto di andata e ritorno comprensivo di passaggio ponte del nostro van abbiamo pagato 145 cune, cioè circa 20 euro. Ah, ci dobbiamo già imbarcare però. Abbiamo pagato 145 cune a testa. Abbiamo preso i biglietti, ci siamo. Abbiamo preso 5 cune. Allora, no! Siamo arrivati sulla nave. Ragazzi, abbiamo preso il traghetto per andare all'isola di Brac, l'isola di Brazza, come la vogliamo chiamare. Stiamo per partire perché il motore si è appena acceso, i motori sono appena partiti sia qui che lì. Comunque questa isola deve essere molto carina, molto wild, molto adventure. E questo è il porticello di Split. Chandelier, Chandelier, la canzone, e come si chiama? Lampadario. Ragazzi, siamo arrivati a Supetar. Questo piccolo paesino dal nome molto particolare, insomma, funge proprio da porto di riferimento fra Spalato e Brac. Così, a caso. Siamo arrivati al Golden Horn. Questa è la spiaggia. Molto affollata. Che non mi piace. Però vedo sabbia e vedo un bel colore dell'acqua. Tutta questa lingua di sabbia molto lunga è conosciuta principalmente per questo. Un Mattia scimpanzoide e un misto tra Tarzan e Cheetah. E no, Simone caro, te lo dico io, non si sente assolutamente nulla. Quindi ora vi racconto che cosa stavamo facendo in quel momento. Ci stavamo avvicinando proprio nella parte finale, sulla punta del Golden Horn, cioè quella parte che vi ho fatto vedere in una foto, quella che postano tutti quanti su Instagram, proprio per dire io c'ero, io ci sono stato. E in realtà non è stato nemmeno così, perché un po' di gente era andata via, non c'era questo casino e siamo rimasti proprio lì.
Ragazzi, è più bello questo posto. Marco, dai, commenta. Marco, no. Simo. Ora parlo con Claudia. Dopo mi fa una foto? Dicami. Mezza nell'acqua. Mezza nell'acqua. Meno male che mi sono accorto, sennò faccio io ma Claudia, vabbè. Sì. Stessa, però capisco. Shantusa, esatto. Ok, perfetto. Comunque vado a concerto con la maschera io. Comunque posto molto bello, abbiamo fatto anche qualche conoscenza così. La sera siamo anche in compagnia. Pensavo fosse un posto turistico e basta. Ed effettivamente quando stavamo là, questa era la mia impressione, questo era il dato di fatto. Però poi, venendo qua sulla punta, ci sta questa parte riparata, che è stupenda. Anche se c'è vento di là, il mare è mosso e qua no. Perché comunque questa è la dunetta che è più alta rispetto qua al mare. Non è pianeggiante la spiaggia, ovviamente. E quindi copre tutto il vento che arriva da là. Si sente soddisfatto. È un pezzo di merda. Non fate niente. E dopo questi due tuffi io vi dico preparatevi, perché adesso ne vedrete un bel po' di tuffi, anzi di cadute. Le vedete quelle giostrine lì, quelle sull'acqua, quelle gonfiabili? Ci siamo per andare. 60 minuti, 90 minuti. E fermarsi e per me anche partire. Marco, Marco, se cado mi faccio male. No, Marco, 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 cado, Marco, scivolo, Marco, scivolo. Corrono le immagini del mio amico Marco che mi controlla la dentatura in seguito alle mille botte prese su quelle giostre gonfiabili. Io vi consiglio in tutto e per tutto questa giornata, mi sono divertito davvero tantissimo. Vi consiglio di fare veramente una giornata dedicata a Brac, alla Golden Horn e a farvi anche un bel giretto, una bella oretta su queste giostre che tanto ci hanno fatto divertire. Nel frattempo stanno scorrendo altre clip in real audio fatte sulla spiaggia e aspettatevi un altro video dall'isola di Brac, perché non sono finite le cose da vedere. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi.